suoniamo come nota principale il basso dell'accordo. Abbiamo visto che gli accordi di questo giro sono La, Re e Mi. Noi suoneremo sempre il basso a vuoto come nota fondamentale di questo brano. Quindi se volessimo suonare solo il basso potremmo fare questo. Quinta corda a vuoto per il primo accordo. Sesta nota Mi, quarta, quinta, sesta. Quindi tutto suonando sulla quinta, quarta e sesta corda a vuoto, che sono le note fondamentali degli accordi che abbiamo già visto. Possiamo però fare qualcosa in più, cioè mettere una nota dell'accordo che abbiamo suonato prima. Quindi sulla settima possiamo mettere l'1 sul secondo tasto della quarta corda. Come nota è un Mi. Il Mi è una nota, come sapete, che fa parte dell'accordo di La. Quindi quando suoniamo il primo accordo possiamo suonare non solo il basso e La, ma La e Mi. Quando suoniamo l'accordo di Re possiamo suonare due note, il Re, quarta corda a vuoto, e il La, che è posizionato sul secondo tasto della terza corda. E quando suoniamo il Mi possiamo suonare Mi basso e il Si sul secondo tasto della quinta corda. Quindi una posizione che si ripete per tutti e tre gli accordi in maniera semplicissima. Su questa posizione, cioè sulla settima, noi suoniamo questo, sul Re settima questo, sul Mi settima questo. C'è anche poco da ricordare. Attenzione con la mano destra perché dovete colpire due corde, quindi su La dovete suonare quinta e quarta corda contemporaneamente, sul Re quarta e terza corda e sul Mi sesta e quinta corda. Potete farlo o suonando liberamente con la mano senza toccare le corde o senza toccare il ponticello, oppure creando un effetto stoppato in questo modo. Cioè poggiando la parte più carnosa del palmo della mano in prossimità dell'attacco delle corde sul ponticello, dove c'è questo osso messo sotto le corde. Esattamente proprio sotto il ponticello. Provate, quello che può succedere è questo, o avere un suono completamente sordo, oppure avere un suono totalmente libero. Il compromesso giusto è questo. Proviamo a suonare l'esercizio. 1, 2, 3 e 4. Possiamo fare di più adesso, suonare con l'1 e con il 3, non solo con l'1. Quindi per ogni accordo faremo sempre questa cosa, due volte con il dito 1 e due volte con il dito 3, per poi tornare indietro. Cercando sempre di completare il nostro giro. Per ogni quarto ricordate che suoniamo due pennate in giù. E ricordate anche che per l'accordo di La settima, il primo accordo durerà 4 battute, per seguire poi la struttura che abbiamo già visto. In questo modo si creerà più movimento. Quindi noi, oltre a suonare questa nota che è un Mi, nell'accordo di La settima suoneremo anche questo Fa diesis, che rispetto a La è una sesta. Quindi suoneremo un La con la sesta e poi di nuovo il La.
Questo esercizio, oltre ad essere utile dal punto di vista stilistico, è utile anche tecnicamente, perché ci fa abituare ad allineare bene il 3 sulla tastiera. 1, 2, 3 e 4. Possiamo sviluppare ancora di più questo esercizio, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista musicale, mettendo il 4 sul quinto tasto della quarta corda, nel caso del La, nel caso del Re della terza corda, nel caso del Mi della quinta corda, e facendo questo lavoro. Quindi suoniamo dito 1, dito 3, dito 4, dito 3. Questo lavoro lo facciamo ovviamente per ogni accordo. A livello armonico accade questo. Noi sul primo accordo, cioè sul La, con il dito 1 andiamo a suonare il Mi, che è la quinta rispetto al La. Poi suoniamo il Fa diesis, che è la sesta rispetto al La. E poi suoniamo il Sol, che è la settima rispetto al La. Vi ricordate che l'accordo che suonavamo era proprio un accordo di settima. Quindi questa nota suonata con il mignolo è una nota importantissima per questo accordo. L'intero brano verrà suonato in questo modo. Proviamo a suonarlo insieme un po' più lentamente. 1, 2, 3 e 4. Ovviamente una volta finito il giro potete ripetere queste 12 battute per tutto il tempo che volete. Provate a suonarlo sia in questo modo ma anche stoppando. Anzi, proviamo insieme. 1, 2, 3 e 4. E per questa lezione è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!